innanzitutto chiedo scusa che non avrò molto tempo per stare qui perché ho lasciato la riunione della Presidenza del Consiglio per venire a fare questa riunione e ho accettato, devo dire, la proposta che mi è stata fatta di girare questo film, in fondo di interpretare me stesso come una provocazione, ma costruttiva nei confronti dei cittadini, visto che la politica sta cambiando, deve cambiare anche il modo di saperla trattare. Io ho accettato, conoscendo anche il mondo del cinema, e seguo i fratelli Vanzina dai tempi del cinema neorealista. Gianmarco Risi, ho sempre visto tutti i suoi film di fantascienza, cioè voglio dire, abbiamo una preparazione a 372 gradi, se qualcuno me lo permette, nei confronti del cinema, e quando mi è stata fatta questa offerta ho detto sì, è il governo del cambiamento, è giusto che forse anch'io cambi per un periodo di fare quello che sto facendo. Mi sono permesso questa vacanza, ma lavorando, e tutti lo sanno che non giravo, che stavo in camera e correggevo le bozze dei vari documenti che mi arrivavano, mettendo a posto più che altro gerundi, congiuntivi, ma insomma sono piccole finezze che non sto lì a specificarvi. Mi sembra che la possibilità che ci viene data attraverso Netflix è quella di poter uscire in più di 150, 170, 180, 190 aggiudicato e poter raccontare quello che sta avvenendo anche nel nostro paese. E basta con questi francesi, e basta con questi inglesi, anche con questi spagnoli, diciamo la verità. Tutti i nomi tenuti in piedi da una stampa, una critica di parte, diciamo che è tondo, e finalmente ci viene data la possibilità di fare in maniera gioiosa, serena, tranquilla per i cittadini il racconto di questa nostra esperienza dura ma intensa. Ecco. Grazie Presidente, grazie davvero.